Amici sportivi, tifosi del Napoli, benvenuti a Napoli Magazine Live. Chi vi parla è Antonio Petrazzuolo in diretta dalla redazione di Napoli Magazine per parlarvi di Napoli. Siamo pronti per una nuova diretta, anche se è tempo di Sanremo. Cercheremo di rubare un po' di audience al festival. A proposito, rinnovo l'in bocca al lupo al caro amico Nino D'Angelo, che è in concorso, come ben sapete, e ovviamente di cosa parleremo secondo voi in quest'ora collegati per avvicinarci a Fiorentina-Napoli? Forse molti si sono dimenticati che c'è questa partita importante da disputare, ma ovviamente parleremo, affronteremo il caso Marek Hamšík, che nel giro di una settimana sembrava ormai prossimo ad andare via, ad andare in Cina alla squadra del Dalian, i Fang, e invece ci sono stati dei risvolti, come tutti sappiamo. C'è stato questo scritto, questo comunicato, questo post Twitter da parte del Calcio Napoli, che ha scritto che cosa? Che in questo momento ha deciso di soprassedere alla cessione del capitano del Napoli. Questo cosa vuol dire? Che è chiusa la trattativa, che ormai Hamsik resta a Napoli, che non andrà più via? Beh, solo il tempo potrà dircelo, perché il mercato li chiude il 28 febbraio. E io credo che il Napoli abbia voluto dare un segnale forte, come a dire, ca nisciun è fesso. Tra l'altro, già in settimana c'era stata la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis a inizio settimana all'Hotel Vesuvio insieme a Carlo Ancelotti. E cosa aveva detto De Laurentiis? Aveva detto, io per quanto riguarda Marek Hamsik non lo svendo, pagare moneta, vedere cammello. Quindi ogni considerazione fatta oltre questa frase ci lascia intendere che, insomma, il Napoli da una parte ha l'intenzione di accontentare la richiesta del capitano. Certo è che non ti può svendere il calciatore come se niente fosse, se poi non vengono rispettati i patti, perché all'interno di quel tweet veniva detto chiaro e tondo che non erano stati rispettati i patti che le parti avevano stabilito. È ovvio che se qualcuno non paga quanto pattuito, si arriva a questo, una situazione di stand-by. Io non parlerei di discorso chiuso, perché se poi domani oppure dopodomani i cinesi si accorgono che pagando l'intera cifra, e parliamo di cifre considerevoli, sicuramente importanti, hanno Hamsik, allora poi il discorso è fatto. Hamsik non sarà della trasferta del Napoli a Firenze contro la Fiorentina, è impermesso, lo sarà fino a lunedì. Tra l'altro c'è stato anche l'intervento adesso dell'agente di Hamsik, Venglos, per cercare di ricucire lo strappo. Situazione molto lineare, quindi si attendono sviluppi, ve li racconteremo strada facendo. Ma io, a tal proposito, voglio subito coinvolgere il nostro primo ospite. Innanzitutto saluto anche tutti gli amici che già ci stanno scrivendo e ci stanno chiedendo notizie sul caso Hamsik. Tutti sanno che chi lo portò a Napoli fu un direttore molto importante, un direttore che ha fatto la storia del calcio Napoli. Io sono contento di averlo in apertura di trasmissione di Napoli Magazine Live in collegamento con noi, ed è Pierpaolo Marino. Ciao direttore, buonasera. Buonasera Antonio. Allora direttore, noi stavamo parlando, guarda caso, di Marek Hamsik, della situazione che si è venuta a creare. Tu l'hai visto crescere, nascere, l'hai portato a Napoli. Che impressione ti sei fatto dopo questa settimana, dove sembrava un passo dal prendere l'aereo e quindi salutare Napoli,
all'interruzione, se vogliamo, della trattativa con il tweet del Napoli. O forse è più corretto parlare di stand-by? Sì, più corretto parlare di stand-by, ma l'impressione che ho. Allora ti dico subito, un grande dolore nel sapere che andava via, e però non riesco a gioire del fatto che De Laurentiis non abbia chiuso la trattativa ancora. Cioè, diciamo, questo è un po' contrastante come situazione, perché dici, hai un dolore che va via, poi De Laurentiis non lo vende. E tu ti dispiace, e a te dispiace lo stesso. Sì, mi dispiace perché lui vuole andare via, evidentemente, e se lo merita, di essere rispettato per quello che ha dato al Napoli e per quello che ha fatto, e rispettato in questa sua volontà, e mi dispiace che invece non lo si accontenti, insomma. No, ma è anche vero che ormai dopo anche la festa di saluto dei compagni, le parole che ci sono state di Ancelotti, lo stesso De Laurentiis che ha detto, noi lo conosciamo ormai da tanti anni, ad Amsic ci sentiamo dire di no, però se poi d'altronde non vengono rispettati i dettagli del contratto stipulato, è chiaro che poi il Napoli chiede delle garanzie, no? Ci troviamo in una situazione un po' particolare, forse, anche perché non conosciamo le carte. Però è ovvio che non va svenduto un valore così importante anche alla luce della prestazione fatta da Amsic al San Paolo. Non dimentichiamo che è stato lui che ha dato la svolta alla partita con la Sampdoria, con quel lancio illuminante e poi l'assist di Caglion per Milik. Sicuramente privarsi di Amsic a metà stagione è un qualcosa che va valutato bene, no, direttore? Sì, ma quando tutto si riduce a una questione di soldi, sai, io sono un po' perplesso perché comunque stiamo parlando di un ragazzo di 32 anni che ha dato 12 anni di carriera al Napoli, l'ha fatto con entusiasmo, poteva mettere in difficoltà il Napoli prima e comunque è un giocatore che se non prendi qualcosa ora, poi fra un anno, 2 anni non prendi niente, quindi non c'è da fare tutto questo tira e molla, secondo me. Guardando invece al discorso campionato, si torna a Firenze, lì dove fu perso in albergo lo scudetto, vabbè, piccola battuta che ci può stare, a distanza di un anno anche per stemperare un po' i toni. Napoli che ha sì guadagnato un piccolo vantaggio, ma minuscolo rispetto allo svantaggio nei confronti della Juventus. Però anche è vero che mollare a febbraio mi sembra eccessivo, no? Anche se vi sta No, comunque comunque. non bisogna assolutamente mollare perché nel calcio può succedere di tutto e poi bisogna difendere il secondo posto, poi bisogna tenersi in tiro perché il vero obiettivo della stagione per il Napoli ora è l'UEFA League e è lì che il Napoli deve soddisfare le ambizioni di raggiungere un obiettivo in questa stagione, perché uscire prematuramente dall'UEFA League significa che deve veramente toppare la stagione. Quindi il Napoli deve usare il campionato anche non solo per mantenere quel barlume di speranza che c'è di raggiungere la Juventus, ma anche per tenersi in tiro per l'UEFA League, visto che la Coppa Italia è sfumata. Io provo, vedi, a cambiare discorso, però ci stanno arrivando talmente centinaia di messaggi, tutti su Amsic perché è un po' un Certo, configlioscio. Vabbè, io ci posso dire mancherebbe. che direttore non l'hai sentito, questo sicuramente, non lo so se l'hai No, sentito. Ah, l'ho sentito, Marek, sì. è come ti è sembrato. L'ho sentito ieri. Ma prima della notizia di De Laurentiis, Diciamo per un saluto l'avevi sentito. sì, ce l'avevamo sentiti per un saluto, e prima della notizia Di acquisto. del raffreddamento della trattativa ed era, diciamo, dispiaciuto di andare via da Napoli, però contento che si potesse realizzare questa prospettiva importantissima per lui e per la sua famiglia. Tra l'altro, anche proprio lunedì scorso era stato detto da De Laurentiis, per noi con Amsic, insomma, il rapporto è ottimo. La frase che viene
detta per i suoi punti di riferimento, cioè se un giorno vorrà tornare con qualsiasi Vabbè, ma ruolo. sono tutte chiacchiere queste, dai, lasciare stare, perché parliamo di cose concrete, perché se dobbiamo parlare di romanticismo e di chiacchiere che si fanno, tanto sai che nel calcio queste frasi vengono dette al momento e poi Certo. dopo nella realtà dei fatti poi si dimenticano, Allora ti faccio un altro giustamente. tipo di domanda. Ti aspettavi che dopo 12 anni ci ritrovavamo ancora qui a parlare di Marek Hamšík del Napoli il giorno in cui lo presentasti tra le polemiche insieme al Pocioławicz a Castelvolturno? Io posso dire, io c'ero. No, non me l'aspettavo, però ero convinto di aver preso un grande giocatore. Non me l'aspettavo perché dopo un anno già lo chiedeva Inter e Juventus, e c'era ancora Iorlì. Però ero convinto di aver preso un grande giocatore. Poi mano a mano ho visto pure che aveva una grande serietà, un grande attaccamento alla città di Napoli. Insomma, un ragazzo per bene, oltre che un grande giocatore. Io di Hamsik non posso che dire cose positive, ma così come lo possono dire tutti i napoletani, Ma cioè, non certo. è, cioè chi può dire qualcosa? Cioè, io mi ricordo quando dopo un anno e mezzo che era a Napoli, mi telefonarono che avevano fatto una rapina, che avevano rubato un orologio d'oro e cosa, un Rolex, no? E io lo chiamai preoccupato, dico, cavolo, questo vogliono Inter, Ma Juventus, se ne vorrà ma con andare. la scusa della rapina magari mi pianta qualche grana. Lo chiamai, disse, non ti preoccupare, direttore, tutto bene, sono cose che succedono, poteva succedere anche a Torino, a Milano, a Parigi, dice, quindi Una non vi grande maturità, preoccupate, grande persona, veramente. veramente una grande maturità. Faccio un'altra domanda e poi ti saluto, ma nel corso degli anni, sicuramente grandi intuizioni, no? Quella di Hamsik e il Pocioławicz, ha individuato due tipi di calciatori così sconosciuti, simili, cioè nel senso che dici, guarda, Ma questi qui possono scuotere, e poi magari guarda, si sono verificati tali. io sono contento perché quando porto i giocatori nella città della squadra del mio cuore, che è il Napoli, sono sempre contentissimo. Tu sai che ho fatto iniziare al Napoli la trattativa di Maradona, ho portato Romano, che ancora se ne ricordano, ho portato tanti giocatori al Napoli, Lavezzi, Hamsik, però a me non è la prima volta che capita di portare il giocatore della Certo. storia E di una squadra, ad questo. esempio anche a Udine ho portato Di Natale, che poi è il giocatore che come Hamsik è il giocatore della storia dell'Udinese, no? Più Quindi, rappresentativo. cioè non è la prima volta No, che mi capita non questo. era un voler ridurre il tutto a Hamsik e Lavezzi, era proprio per Cioè, non dire. è, cioè Hamsik per me è una bellissima storia, ma non è l'unica storia da Indubbiamente. raccontare della mia carriera, No, 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 onestamente. Questo era per dire senza nulla se. togliere, E perché certo. dovunque ho lavorato c'è stato sempre qualcosa di buono per cui ricordarmi, ad esempio. A Bergamo mi ricordano per Denis, che è un giocatore attualmente più amato della storia dell'Atalanta. Quindi cioè, mi capitano queste cose, mi capitano per fortuna ovviamente, non per No, vabbè, merito per bravura, perché se una fortuna è una mio. No, volta, fortuna la perché ho fortuna è una potuto volta, lavorare non tanti 10. anni. No, dico, la No, fortuna è una però volta, non 10. quando accade a Napoli sono ancora più contento. Vabbè, molti ci ricordano anche il Pampa Sosa, che insomma è un po' più. Panda Sosa, poverino, ha fatto della volontà, dell'orgoglio la sua carriera è stato quello che mi ha seguito a Napoli in un'impresa che era Vero. quella di andare in Serie C con un Udinese che era in Champions League, una storia diversa perché Sosa aveva già vinto la classifica di cannonieri in Argentina, era un giocatore già affermato, però mi è capitato con giocatori un po' più sconosciuti e poi comunque Sosa non ha i profili di Natale, di No, Hamsik. altro tipo di giocatore per caratteristiche. Ti saluto con l'ultimo flash, ma tu Piontek l'avresti preso? Sì, io guarda, tu sai che faccio una rubrica a Sì. Radio Sportiva, il
con le telefonate in diretta dei tifosi, me ne arrivano anche tantissime di tifosi napoletani e di questo li ringrazio. E in questa rubrica un tifoso del Genoa mi chiamò il giorno dopo che Prezioso aveva preso Piontek. E io dissi: attenzione, perché ha preso un grande giocatore e farà un sacco di gol. E tant'è che dopo 2 o 3 mesi che cominciò a segnare tantissimo Piontek, in rubrica mi telefonavano tutti quelli che l'avevano preso al Fantacalcio Giustamente, grazie ringraziandomi. E uno siciliano mi mandò i cannoli, per questa pensa un po'. bellissima. Vabbè, se abbiamo Quindi fatto. per me non è una meraviglia Piontek. E ora ti dico una cosa, è forte Lozano che sta trattando il Napoli, Sì. fortissimo. Però attenzione a Maximin che sta prendendo il Milan, perché quello è un giocatore che se io fossi il Napoli andrei a prenderlo io. Quello è un giocatore da Stadio San Paolo. Sì, che poi affrontò il Napoli anche già da avversario. Ebbene, allora, direttore, poi ci aggiorneremo magari anche più in periodo di calciomercato, in modo tale che poi daremo qualche consiglio per il fantacalcio, se sei d'accordo. Nel frattempo ti mando. Assolutamente sì, Grande. assolutamente. Intanto è un piacere sempre perché tu sei un ragazzo, ora non sei più tanto ragazzo, ma quando vieni a Figurati. Napoli eri un ragazzo che stava iniziando la carriera, ti faccio i complimenti e quando mi chiami è sempre piacere perché aiutare e collaborare con amici come te è sempre un piacere. Lo sai che mi inorgoglisce questo tuo pensiero. Un abbraccio forte, un saluto a Anche Pierpaolo a te, Marino. ciao Antonio, ciao Grazie, ciao. grazie a Pierpaolo Marino per aver aperto con noi Napoli Magazine Live. Nel frattempo, tanti messaggi da parte da Instagram, ma anche da Facebook, perdonatemi, io poi prendo nota di tutte le vostre considerazioni e facciamo diventare poi argomento di discussione con i nostri ospiti in collegamento. Direttore, mi ha colpito al cuore perché parlava dei primordi di Napoli Magazine e del nuovo Napoli. Io non posso far altro che ringraziarlo, ma anche salutare i suoi figli che, come me, più o meno coetanei, poi ormai adesso sono grandi, però eravamo tutti piccoli ragazzini che seguivamo la rinascita del Napoli in Serie C. Sono stati anni fantastici, devo dire la verità, veramente molto, molto, molto emozionanti. Io do la buonasera a un grande collega, sono contento di ritrovarlo, Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio. Ciao Antonio, buonasera a tutti. Allora Maurizio, io non posso non partire che da Amsic, perché ormai qui da circa una settimana tifosi che lo hanno abbracciato, salutato, festa di squadra in un noto locale, poi anche i bambini, i figli amici del calciatore che lo hanno accolto alla scuola con palloncini e striscioni. Poi improvvisamente ieri sera un tweet del Napoli a dire: attenzione, non abbiamo avuto ancora, io credo, il pagamento integrale di quanto pattuito, perché altrimenti poi non vieni fuori con un soprassedere alla trattativa con i cinesi, citando testualmente. Ecco, che idea ti sei fatto? Beh, è evidente che Hansi ha preso la sua decisione è quella di finire la carriera con un grande contratto, adesso sta alla squadra cinese a rispettare gli accordi che aveva preso con Napoli, altrimenti mi sembra molto corretto il comportamento del Napoli che dice, siccome stanno cercando di cambiare le carte in tavola, il trasferimento non si fa. Penso che alla fine, visto che il mercato cinese chiude il 28 febbraio, ci sia tutto il tempo per definire questa trattativa e sono convinto che si definirà come il Napoli desidera. Ebbene, in effetti siamo tutti molto curiosi. È chiaro che dopo 11 anni e mezzo c'è un attimo di forse anche sorpresa, quelle che furono le dichiarazioni di Carlo Ancelotti più tardi una settimana fa. Certo è che si fa una valutazione, la stagione è ancora in corso, è vero che Napoli è fuori dalla Coppa Italia, però c'è pur sempre l'Europa League, Zurigo-Napoli alle porte, c'è Fiorentina-Napoli nel prossimo turno di campionato. Ci sono le soluzioni tattiche, secondo te, per affrontare un'assenza di Hamsik? Assolutamente sì,
Napoli sta giocando con soli due centrocampisti e nel ruolo ha Haaland, ha Fabian Ruiz, ha Zielinski, quindi diciamo che avendo tre giocatori per due ruoli, Napoli è assolutamente coperto. Quindi mi sembra che sia un'operazione che va incontro più alle esigenze e desiderata di Hams che alle esigenze del Napoli, perché credo che Ancelotti, Hamsik l'avrebbe tenuto molto molto volentieri, si è visto anche nella partita di domenica l'importanza di Marek, però se un giocatore decide che vuole chiudere la sua carriera, andare a prendere 9 milioni all'anno per 3 anni, beh, nessuno gli può dire che sbaglia. Ma no, assolutamente, anche dopo appunto 12 anni che non sono pochi. Esatto, è stato un capitano e un giocatore impeccabile e ha tenuto alto non solo l'onore e il blasone del Napoli, ma quello di tutti i giocatori, perché un giocatore di grande correttezza, di grande sportività, veramente un giocatore simbolo, Marek. Assolutamente. Maurizio, parlavamo proprio di Fiorentina-Napoli, una partita che può essere imprevedibile, però se Napoli l'affronta con concentrazione, anche è anche vero che c'è la Juventus che ha perso un piccolo punto, un piccolo vantaggio, ma comunque hanno 9 punti rispetto al Napoli, questo basta, no? Per stare sereni, oppure Allegri deve un attimo suonare un campanello d'allarme. La Juventus ha preso 6 gol in 2 partite, dimostrando che i titolari non sono sostituibili, perlomeno in difesa. E questo la dice lunga anche sulla tipologia di lavoro che è stato fatto in questi anni, perché quando un giocatore come Rugani è lì da tanto tempo e c'è una rosa di un certo livello, secondo me i giocatori che dovrebbero essere sostituti degli eventuali titolari dovrebbero essere tutti in grado. Ma questo non è un problema grossissimo per una squadra molto forte come la Juve. Il problema diventa nel momento in cui gli infortuni muscolari diventano troppi, tanti. Basta andare a vedere quanti infortuni muscolari ha avuto la Juventus quest'anno, alcuni da trauma, è vero, gli infortuni, ma parecchi infortuni muscolari, e questo dovrebbe far pensare anche sulle metodologie di lavoro. Io credo che la Juve sia ancora, dall'alto del suo vantaggio, non favorita, strafavorita per lo scudetto, e il Napoli si troverà una continuità di rendimento che non ha avuto nelle ultime domeniche, perché ha giocato male con l'Inter, poi bene con la Lazio, poi male col Milan, poi bene domenica scorsa. Insomma, Napoli deve essere più continuo se vuole pensare di poter impensierire la Juventus. Vedo che De Laurentiis si stizzisce col pubblico napoletano perché Per le presenze. per le presenze allo stadio, credo che ci siano due aspetti da valutare. Innanzitutto, la crisi economica che c'è in Italia da tantissimi anni non è affatto finita, anzi. E quindi lo stadio costa, anche se i prezzi dello stadio di Napoli sono tra i più bassi d'Italia. E poi c'è anche un problema legato allo spettacolo. Nel momento in cui tu capisci la Juve va a più 11, e la sensazione che tu hai da tifoso è che il campionato si è finito, e quindi le motivazioni per andare allo stadio sono di meno. In più, bisogna anche dirlo, il Napoli non è che abbia fatto delle prestazioni convincenti nell'ultimo periodo, ci sono state delle partite anche molto deludenti, e quindi ovviamente il pubblico, visto che tutti diciamo andiamo allo stadio a vedere la partita, non a vedere il risultato, se pensa di non divertirsi, quei soldi lì li spenderà da un'altra parte. E poi se aggiungiamo anche il ragionamento che alle spalle ti danno garanzie, perché poi al momento clou anche le inseguitrici vengono meno, è ovvio che si crea un attimo un limbo particolare. Erano anni forse che non si vedeva una spaccatura tra il secondo e le inseguitrici, vabbè, poi il primo e il secondo può capitare. Però ecco, così netto io onestamente non ricordo un margine così chiaro. Correggimi se sbaglio, Maurizio. Ma la risposta dei numeri è molto chiara, e quando quest'estate tutti dicevano, almeno molti nostri colleghi, Alle griglie, che CR7 avrebbe portato benefici a tutti i calci italiani, Ah, dicevano no, i questo. benefici li porterà la Juventus, perché
rende ancora più forte una squadra che è già molto forte. La Juventus ha vinto 7 campionati, ha preso Emre Can, Spinazzola, è tornato Bonucci, hanno preso Cristiano Ronaldo e Cancelo. Insomma, Esatto. è ovvio che il campionato sarebbe stato ancora meno combattuto rispetto all'anno scorso. Poi non so adesso cosa si inventeranno per riuscire a vendere giornali e abbonamenti in pay TV per i restanti 4 mesi che mancano alla fine del torneo, però è chiaro che se il campionato non lo perde la Juve, il campionato l'ha rivinto la Juve. E arrivano migliaia di messaggi, veramente migliaia, poi magari se volete li giro, ma più o meno hanno tutti lo stesso comune denominatore, cioè pistocchi numero uno, grande pistocchi, si vede che pistocchi è sempre obiettivo e fa piacere leggere veramente un mare di complimenti per te. Molti ti chiedono anche se pensi che il Napoli debba fare degli interventi mirati sul mercato, magari a giugno, per cercare di ridurre il gap dalla Juventus, oppure un qualcosa che si può assottigliare nuovamente, magari attraverso la ricerca di quel bel gioco che con Sarri aveva colpito tutti, oppure pensi che Ancelotti debba trovare soluzioni diverse? Intanto ringrazio il pubblico per la stima, che fa sempre piacere, visto che in altri ambienti, compreso il mio lavorativo, non è che ne abbia avuta tanta, Esclusi ma presenti, no, vabbè. esclusi presenti sicuramente. Ma io penso che per colmare il gap dalla Juventus, Napoli debba fare uno sforzo notevole nell'acquisizione dei talenti. Dicevo quest'estate che non sarebbe bastato Ancelotti. Ancelotti è un bravissimo allenatore, ma ci vogliono i campioni, ci vogliono fuori classe, perché Napoli non ne ha tanti di giocatori a livello di quelli della Juventus. Io, quando mi fanno delle domande, ma Napoli può essere competitivo? Io rispondo sempre: quanti giocatori del Napoli sarebbero titolari nella Juve? La mia domanda è sempre quella. Ma E al tu? momento io andrò a pensare a Koulibaly sicuramente, poi Haaland in Se forma. la gioca Koulibaly, se la gioca con Chiellini, che è il miglior difensore della Juventus. Certo. Vabbè, Cioè, il magari. ruolo è lo stesso, centrale di sinistra. Quindi, insomma, vedi che anche lì, eppure Koulibaly è un giocatore che a me piace da morire, è un grandissimo giocatore, però bisogna crescere la qualità della squadra, bisogna essere più bravi degli altri nell'andare a prendere i giocatori. Bisogna riuscire a rendere il Napoli, che già ha avuto in questi anni una notorietà a livello europeo notevole, un brand internazionale. Napoli ha milioni di tifosi in tutto il mondo. I napoletani sono dappertutto, sono in Europa, sono in Sud America, sono in America. E bisogna cercare di fare diventare questo marchio un brand totale. Per farlo devi strutturare la società in un certo modo. Non è più accettabile un impianto come San Paolo, non è più accettabile. Non è più accettabile perché le condizioni di San Paolo sono disastrose, lo sappiamo tutti, sono a livello di indecenza. E quindi è opportuno che la società si muova, di concerto naturalmente con la municipalità, per Certo, fare una ristrutturazione, per avere un impianto che ma sia sai il recente accordo, adeguato. no, dico il recente accordo che c'è stato proprio i giorni scorsi per la convenzione, anche soprattutto dico io, le Universiadi che per forza di cose dovranno riammodernare lo Stadio San Paolo, potrebbero rappresentare una svolta tanto attesa da anni, come giustamente sottolineavi, Sì, perché. Poi, non sai, si può quando più. si fa il rimbalzino, hai ragione tu, hai ragione io, mi devi dare tot, non vai mai da nessuna parte. Però invece adesso Certo. mi è sembrato, devo dire la verità, dopo tanti anni, anche attraverso le parole di De Laurentiis, di vedere la luce in fondo al tunnel, perché sono state Guarda, dichiarazioni positive da entrambe le parti. io ho un'opinione su questo. Io ricordo ancora la mia prima partita al San Paolo. Era il 1966 e mia madre era preside di scuola media e andammo in gita a Napoli, Capri Pompei, e poi andammo a vedere la partita, c'era Italia-Germania Est. Stadio bellissimo, però non è uno stadio adattissimo per il calcio, il pubblico è lontano. Pensa cosa sarebbe in Napoli con uno stadio come lo Juventus Stadium Senza o la come pista San Siro, d'atletica leggera. con un impianto per il calcio, con il tifo del Napoli, con il tifo della gente napoletana, sarebbe veramente il tredicesimo uomo in campo.
E questa secondo me è la direzione dove Napoli, De Laurentiis, la municipalità devono andare. Lo stadio di San Paolo è uno stadio che andava bene per gli anni 60, oggi è un impianto obsoleto, andrebbe demolito e ricostruito. Ma vedremo, chissà, poi sai bene Chissà. che al giorno d'oggi poi il discorso economico fa sempre la differenza, se trovano una cordata di imprenditori oppure sponsor stessi che entrano e lo rendono vivibile anche durante la settimana, non so, ci sono tante idee che si Vedi, potrebbero realizzare. in Germania lo stadio del Bayern è stato insomma, praticamente pagato dagli sponsor e dagli incassi. Sono operazioni che si possono fare considerando tutto, eh. Bisogna naturalmente fare un grande progetto, però insomma sono tutte componenti che fanno grande una squadra. La Juventus, tutti dicono, no, la Juventus, no, la Juventus oltre ad avere un notevole potere politico che è intrinseca in tutte le sue manifestazioni. Oggi c'era il congresso dell'UEFA a Roma e seduto alla sinistra di Seferin, presidente dell'UEFA, c'era Andrea Agnelli, che Certo. è il presidente dell'ECA. Beh, è un potere notevolissimo, un potere politico notevolissimo, ma oltre ad avere questo è una società molto organizzata che ha costruito le strutture, che ha costruito, approfittando anche di notevoli facilitazioni da parte del Comune di Torino, tutta l'area della Continassa, lo Stadio Nuovo, il Liceo America. Insomma, per diventare una grande squadra devi avere anche le strutture, altrimenti rimani un fenomeno episodico. Ma raccogliamo ovviamente queste giuste considerazioni di Maurizio Pistocchi che io condivido, ma non da oggi ovviamente, però ecco, speriamo sempre che ci sia anche la volontà poi di realizzarle perché il Certo. calcio ormai è diventato business, lo sappiamo bene, però è anche bene realizzare impianti all'altezza della situazione, anche se gli spettatori sono pochi, però possono essere accolti bene, sicuramente. Grazie, ma Certo, io quando dimmi. vedo le partite della Premier e vedo gli stadi inglesi con i terreni perfetti, la gente tutta seduta, questi bellissimi impianti, ieri sera ho visto Barcellona Real Madrid al Camp Nou, ecco, ti viene voglia di calcio. Sì, I nostri sembra stadi quasi non un ti fa venire salotto. voglia di calcio. Sembra quasi un salotto, è vero, la poltrona di Esatto. casa trasferita nello stadio. Maurizio, ti mando un grande abbraccio, grazie ancora per Anche essere a stato in voi, diretta con noi. grazie di tutto, buona serata. Grazie a Maurizio Pistocchi per il suo contributo in diretta. E allora, noi non ci fermiamo, anche perché stiamo parlando tanto di Marek Hamšík, come giusto che sia. Allora, vediamo se un suo ex compagno di squadra ci risponde e magari ci dà la sua impressione, no, su quello che si è verificato. Uno di quelli che ha visto il primo Marek Hamšík nel Napoli, che l'ha visto crescere. Sentiamo un po' cosa ci racconta. Buonasera a João Batista Inácio, detto PA, giusto? Ho detto tutto bene? Perfetto, perfetto, tutto bene Aldo? Caro, come stai? Tutto bene, tu? Benissimo, grazie, sempre un piacere. E allora, noi stavamo parlando di Marek Hamšík, che effetto ti fa, no? Questa settimana di abbracci, saluti, Marek festeggiato in ogni posto in cui andava in città, però poi c'è stata anche una piccola frenata da parte del Napoli perché non sono arrivate le rassicurazioni giuste dall'Alian, gli accordi fatti. Tu cosa ne pensi di questo Hamšík verso la Cina, Gio? Anto, da una parte dispiace perché sai, ho avuto la fortuna di viverlo nel senso di giocarci, di allenarci. Dispiace per un ragazzo veramente che è diventato grande, una piazza enorme, che dopo è riuscito a essere un leader silenzioso, perché Marek che non è mai stato un leader, un capitano, quello che bisognava alzare la voce per fare capire quello che secondo lui e secondo uno spogliatoio deve vivere. Dall'altra parte, sai, io penso che ogni giocatore ha il suo ciclo, ha il suo periodo in un club. Lui ha fatto veramente tanto in questi 12 anni, ha ricevuto tanto,
però penso che se la società e i giocatori sono d'accordo, vuol dire che la società ha un programma tecnico diverso e il giocatore giustamente ha le sensazioni e ha le motivazioni per provare qualcosa di diverso in una realtà totalmente diversa. Scrive Marco da Instagram: Inácio Pia, uno dei primi idoli del Napoli di De Laurentiis. Ma l'ha sentito Marek? Ti chiede questo tifoso. L'ho mandato un messaggio proprio 2 giorni fa a Mare, che nel senso ringraziato per tutto quello che ha fatto per il Napoli, che è quello che ha fatto per il calcio italiano, per l'esempio che è, sai, per i giovani, per il mio figlio, perché veramente è un giocatore e prima di tutto è una persona seria, un uomo vero. E l'ho mandato un messaggio desiderandolo in bocca al lupo per la nuova stagione, però adesso, Chissà. visto che No, non si è fatto niente, vediamo un attimo come va a finire. anche perché c'è tempo fino al 28 febbraio e il Napoli non è che ha detto che è saltata del tutto la trattativa, ma che in questo momento si sentono di soprassedere perché non hanno rispettato, e ovviamente non mi riferisco a Hamsik, ma al club cinese del Dalian, quanto stabilito dalle parti. Però ecco, si torna anche a giocare. È stata una settimana un po' particolare sotto questo punto di vista, anche perché proprio Marek era stato uno dei protagonisti fantastici di Napoli-Sampdoria, quell'apertura per Caglion straordinaria, l'assist per il gol di Arkadiusz Milik, e si va a Firenze, dove Marek non ci sarà perché non è tra i convocati, non sarà tra i convocati, è permesso fino a lunedì. E il Napoli però si gioca la possibilità di ridurre il distacco alla Juventus, che si è fatto da 11 punti a 9 lunghezze, ma 9 sono sempre tanti punti di ritardo. Però ecco, in silenzio, no, Gio, sempre bene crederci. Sicuramente, sicuramente. Il Napoli viene da una partita fantastica, una partita che ho avuto il piacere di vedere in televisione, veramente una squadra, c'era una squadra in campo, proprio a livello di personalità, a livello di gioco, a livello di idee, di consapevolezza della propria forza. Viene da una prestazione importante. Sicuramente a Firenze non è un campo facile e abbiamo visto l'anno scorso, dai, la partita dove si poteva veramente sognare, purtroppo è andata come è andata. Una squadra pericolosa la Fiorentina, soprattutto in avanti, però no, 9 punti adesso come adesso ti può sembrare tanto, però mancano ancora tante partite. Ricordiamoci che la Juve c'è anche la Champions, il Napoli giustamente ha l'Europa League, però sono due competizioni diverse dove a livello di energia, a livello fisico, ti togli di più la Champions, quindi penso che il Napoli deve pensare al Napoli, deve cercare di vincere tutte le partite e sperare che lì davanti qualche passo falso faccia la Juve, però il campionato secondo me è ancora aperto. Senti, ma da appassionato di calcio, direttore sportivo, scouting, eccetera, eccetera, quale sei? Hai individuato qualche brasiliano interessante, qualche prospetto, qualche nuovo Hamsik, qualche nuovo PA? Ovviamente Dai, senza fare nomi, perché altrimenti mi... ci No, se no te li... sono, no, ci sono veramente dei giocatori, dei profili importanti, che non è facile, sai, nel calcio moderno di oggi bisogna trovare già il giocatore che abbia quella velocità di apprendimento in un calcio difficile come quello italiano, che non bastano più le qualità. Una volta, sai, avendo le qualità avevi anche il tempo per capire, per entrare in un meccanismo che adesso nel calcio moderno è tutto più veloce. Quindi bisogna cercare di trovare la qualità, ma abbinata anche, sai, al carattere, alla personalità, soprattutto per piazze difficili e belle e di emozione come Napoli. È vero, è vero. E poi dicevamo, hai fatto riferimento anche tu poco fa, all'Europa League, settimana prossima Zurigo-Napoli, sfida sulla carta alla portata del Napoli, però eccoci, credi che possa essere l'anno buono per arrivare fino in fondo in Europa League? Oppure pensi che il Napoli, essendo un impegno di giovedì vicino al campionato, poi a un certo punto...
possa tirare i remi in barca. Io penso e spero che Napoli ci creda veramente fino in fondo per vincere l'Europa League, perché secondo me è una di quelle che ha veramente tutto, tutte le carte in regole, a livello di ambiente, a livello di tutto per arrivare fino in fondo. Io penso che il Napoli deve pensare adesso di arrivare sia in Europa League sia nel campionato il più lontano possibile. E ripeto, secondo me il Napoli è una delle candidate a arrivare veramente fino in fondo in Europa League. Staremo a vedere. Nel frattempo, grazie come sempre al mio amico Gio, che è stato in diretta con noi. Gio, un abbraccio forte, un saluto da tutti, Grazie anche Antonio, da sempre tutti i un tifosi che piacere. ti scrivono Grazie. qui. Un abbraccio Mi fortissimo, fa grande Gio. piacere. Mi fa veramente piacere. Grazie Anto, un saluto e un abbraccio grande a tutti. Grazie a Gio Pia per essere stato in diretta con noi anche questa sera. È sempre una persona che ritrovo con affetto, anche perché abbiamo vissuto anni straordinari, il primo Napoli, uno che ci ha messo sempre il cuore. Buonasera, volevo fare una domanda. Il Napoli a gennaio non ha fatto nessun acquisto. Ciao da Bruno. Bruno, è la verità, è un dato di fatto, non è che questo ci sorprende. Salutiamo anche gli amici che ci scrivono attraverso Instagram, sono diversi, così come da Facebook, ma mi fermo perché c'è una cara collega in diretta con noi. Buonasera e benvenuta a Napoli Magazine Live, giornalista Monica Bertini. Ciao Monica, buonasera. E Buonasera a tutti, buonasera a te Antonio. allora Monica, una settimana particolare questa all'ombra del Vesuvio, perché si è parlato tantissimo di Mare Kamsic. Che idea ti sei fatta di questa situazione? Parte non parte, poi il tweet del Napoli, il giocatore che ha salutato tutti, i compagni di squadra, ma anche i familiari, gli amici, Credo che ormai il biglietto sia stato fatto, manca magari forse la data precisa, verrà posticipata perché lui per primo pensava forse di partire un po' prima, poi alcune variabili sono cambiate da parte di quella che io presumo sarà comunque nell'arco del breve periodo la sua nuova squadra, la sua nuova club. ecco, io adesso svelo insieme a Monica Bertini quello che è un retroscena, perché Kamsic doveva partire per le visite mediche. La data indicata, il giorno indicato era tra giovedì, quindi oggi, e la mattinata di venerdì. Invece poi, ovviamente, dopo quello che è sopraggiunto, è saltato tutto e doveva andare a Madrid per le visite mediche, poi un periodo di relax con la famiglia per poi andare in Cina. Ovviamente tutto questo è andato in stand-by, è un discorso che poi magari verrà ripreso più in là, però è anche Ecco, vero per il momento relax direi di no, direi un po' più stress, visto che insomma la situazione è un po' cambiata. Penso che l'epilogo comunque sarà quello, lo conferma comunque anche il fatto che se non sbaglio quest'oggi non è la cassa del turno, domani non so se no, ci sarà. ufficialmente è in permesso fino a lunedì, quindi questo significa che non sarà Ecco. tra i convocati per Non sarà Firenze. neanche tra i convocati, se non sbaglio comunque domani non ci sarà conferenza stampa da No, parte no. dell'allenatore e quindi questo significa insomma anche magari un po' così evitare domande scomode. Io penso che le dirigenze stiano lavorando perché ormai, come ricordavi, i saluti ci sono stati, tornare indietro non si può e poi comunque ha fatto questa scelta, era chiara, già c'erano stati dei tentennamenti nelle sessioni di mercato precedenti. Insomma anche il miglior Hamsik, io penso che il Napoli, il tifo napoletano se lo siamo goduti, lui ha avuto una grande prova d'affetto per la piazza e per quella maglia in tempi non sospetti, quando comunque gli assalti degli altri club, se non sbaglio in particolar modo del Milan, erano forti, lui aveva un'altra età, aveva un altro tipo di carriera davanti, ma ha scelto di restare lì. Ora penso che la scelta sia diversa anche un po' per finire in un altro modo, soprattutto dal punto di vista economico, questa sua carriera. E poi io penso tornare, io lo vedo in futuro comunque ancora a Napoli in altre vesti. Tipo dirigente alla Totti. Penso di sì, penso di sì. Ma chissà, staremo a vedere. Tra l'altro, il Napoli, oltre alla trasferta di Firenze, si prepara a quella che sarà poi la sfida di Europa League contro lo Zurigo, prima in trasferta.
il 14 febbraio, il ritorno il 21 allo Stadio San Paolo, ma secondo te Ancelotti adesso punta forte a questo obiettivo stagionale oppure pian piano in silenzio pensa a questo margine che si sta riducendo alla Juventus, oppure 9 punti sono sempre tanti? Allora, è vero, il margine si sta riducendo, ma appunto i 9 punti sono sempre tanti. Ogni volta che ci sentiamo ci Vero. troviamo in una situazione in cui la Juventus è avanti e il Napoli dietro e tu mi chiedi sempre, ma il campionato è chiuso? E io tutte le volte ti ho risposto, no, assolutamente non è chiuso. Ecco, lo dico ancora adesso, però in questo cao sottolineo che 9 punti sono tanti e le partite sono sempre meno, quindi insomma bisogna anche essere realisti. E con altrettanto realismo però io penso che eliminato anche l'impegno in Coppa Italia, l'unico obiettivo è l'Europa League e io nel Napoli ci credo tanto, ci credo molto, così come lo ricordo in tutti i nostri colloqui, stimo particolarmente l'allenatore, però secondo me potrebbe veramente, pesantemente dire la sua in Europa League il Napoli. Attenzione, e qui mi unisco due temi, visto che anche tu per 2 volte giustamente sottolineato impegno con la Fiorentina in trasferta, impegno con lo Zurigo in trasferta, attenzione perché se non sbaglio bisogna decisamente migliorare il trend realizzativo nelle gare lontano dal San Paolo, perché l'ultimo gol è quello su punizione di Milik, A giusto? Cagliari, sì. Il Cagliari? Sì. Allora andiamo un bel po' indietro, quindi questo andrà migliorato, probabilmente non tanto per lo Zurigo che penso sia una squadra più che abbordabile per il Napoli, però per il percorso in Europa League, perché più si andrà avanti e più il cerchio si restringe, le squadre avranno una caratura molto più elevata, insomma. Quindi chi vivrà vedrà, e dato che siamo nella settimana anche di Sanremo, lo scopriremo solo vivendo e così poi cercheremo di capire dove ci porterà questo campionato. Monica, io nel ringraziarti, poi dico ci aggiorneremo a questo punto, magari ti rifarò la stessa domanda più in là. Va bene, vedremo se il margine di distanza tra la Juventus e il Napoli sarà cambiato e se il percorso, come mi auguro, del Napoli in Europa possa proseguire il più a lungo possibile, fino alla fine, che è un motto della Juventus, però lo auguro a tutti i tifosi napoletani, fino alla fine. Da te lo accettiamo ben volentieri, grazie Monica, buona serata. Grazie, Grazie a voi, un bacio. grazie a Monica Bertini, giornalista sportiva, conduttrice TV, sempre disponibile e ci abbiamo verso la conclusione di questa puntata e abbiamo affrontato un po' tutti gli argomenti, credo che sia giusto e doveroso farlo anche con un maestro che di tanto in tanto disturbo e do la buonasera, ecco qui in collegamento con noi l'editorialista di Repubblica Antonio Corbo. Ciao Antonio. Buonasera. Allora Antonio, io prima di collegarmi con te ho detto adesso sono davvero contento di ascoltare il parere di Antonio Corbo su questa settimana vissuta a Napoli, perché sicuramente con un suo graffio ci saprà illuminare sulle sensazioni raccolte, no? Sicuramente qualcosa di atipico quello che si è verificato, però in effetti De Laurentiis dice che se non vengono rispettati i dettagli del contratto stipulato, per il momento Amsic non si muove. Guarda, De Laurentiis non è un santo e neanche un martire, però stavolta ha ragione. Lui deve cedere un giocatore. Per il Napoli rinunciare ad Amsic è certamente un danno tecnico. Non può aggiungersi al danno tecnico un danno economico, quindi la società deve fare i suoi interessi. Può lasciar partire Amsic, però deve avere il suo tornaconto. Se è stata stabilita una cifra, è giusto che questa cifra venga rispettata e soprattutto il prezzo sia saldato nelle condizioni richieste. Questo non è ancora avvenuto. Secondo me Amsic ha ancora una buona possibilità per andare in Cina e guadagnare i soldi che gli hanno promesso, però deve attendere e aspettare che gli acquirenti
facciano il loro dovere. Io dico che più che il Napoli deve essere preoccupato Hamsik, perché se Hamsik rimane a Napoli, per il Napoli è un vantaggio sul piano tecnico. Se Hamsik va in Cina e trova questi cinesi che non mantengono la parola come finora sembra abbiano fatto, è un problema. Certamente le cronache internazionali sono piene, ricche di episodi con soldi promessi non dati, condizioni pattuite e non rispettate. Quindi io credo che Amosic farà bene a cautelarsi. Già deve andare a giocare in un calcio certamente di livello inferiore. Va a vivere in una città dove l'aria è un po' pesante, perché è la città del porto più importante per il petrolio, per le Sì. petroliere che arrivano e le raffinerie. Ci sono industrie chimiche, quindi non si va certamente sulla collina dei Inebriare. Camaldoli a respirare aria pura. No, no, Oltretutto, tanto è vero che fa bene, secondo me, a mandare i figli dall'altra parte. Io li avrei lasciati qui a Villa, a Casal Notturno, oppure comunque li manda, credo, in Slovacchia. È tutto da vedere. Certo che cominciano a essere un po' fastidiosi questi cinesi. Arrivano a Sì. Milano e intervengono. Arrivano all'Inter il primo esempio, non era cinese, Zhou Ying, che però pare sia stato un finanziatore, quindi abbia in qualche modo avuto un vantaggio sui soldi prestati, e si trattava solo di un prestito saldato da altri. È l'invasione in Italia del calcio italiano di una opaca finanza orientale. Su questo bisogna riflettere. Mi fa spavento una Federcalcio, ma anche un governo che non si preoccupano di tutelare il patrimonio tecnico ed economico italiano. Non è un bel esempio sapere che a Milano ci sia una squadra importante come l'Inter gestita da gruppi finanziari cinesi. E certamente non è bello neanche vedere le magliette con i nomi dei giocatori in cinese. Vero. La Cina, dove noi compravamo oggetti di quarto livello, invece viene qui, la fa da padrone e sta rubando tutta la bellezza e i sogni del nostro calcio. Antonio, ma non lo so, alla luce di questa settimana, forse Ancelotti, anziché usare la totale onestà e dire guardate che noi non nascondiamo niente, c'è questa possibilità. Forse bisognava aspettare l'ufficialità, non lo so, oppure credi che. Guarda, non mi trovi mai d'accordo se parli di allenatori che tacciono. Per me ha Quindi detto giusto le cose così. come stavano, ha detto noi non nascondiamo niente, c'è questa trattativa, c'è l'ipotesi che il giocatore Amsic vada a giocare da un'altra parte. Lui ha tranquillizzato i tifosi dicendo che aveva le sostituzioni adeguate, non c'è un altro Amsic del Napoli, ma ci sono dei giocatori capaci di esibirsi al massimo in quel ruolo. Viviamo in un'Italia dove si parla del 2019 come di un anno bellissimo. Viviamo in un'Italia dove si annuncia il boom economico. Oggi ci troviamo con lo spread che è salito, la recessione che è ormai un dato di fatto e preoccupa addirittura gli altri partner europei, perché qui in economia i riflessi sono a catena uno dopo l'altro, e invece continuiamo a far finta di niente. È giusto che anche i nostri ascoltatori che amano lo sport sappiano che in questo momento l'Italia ha subito uno sgarbo dalla Francia, che si è ritirato l'ambasciatore e l'ha richiamato a Parigi. Questo è nella diplomazia un gesto forte e non è una bella figura per chi è andato a trattare con i camici gialli, anche se io sotto sotto sono dalla parte dei camici gialli, ma non ci va il vice capo di un governo. Arrivano tanti messaggi per te, più o meno tutti chiedono di Marek Hamsik, che è un argomento che abbiamo trattato, tanti ci chiedono la verità, ma a volte la verità può essere più semplice, o forse anche amara da digerire quando. Ma la verità è semplicissima. Purtroppo nel calcio
c'è la voglia di inventare o comunque di credere a cose non vere. E la cosa è semplicissima: c'è una squadra cinese che voleva Hamsik, si è messa d'accordo con il procuratore di Hamsik e ha fatto pervenire un'offerta. Il Napoli ha accettato l'ipotesi di cedere Hamsik e ha fissato un prezzo e le condizioni del pagamento. Loro hanno detto sì, quando c'era da pagare, invece di mandare i soldi cash come ha fatto il Paris Saint-Germain con la Messi e con Cavani, ha mandato una parte dicendo che voleva dare l'acconto e poi il resto in seguito trasformato il contratto. No, era un tentativo di rinegoziare le condizioni, perché io credo di aver capito che cosa è successo. Il governo cinese da un po' di tempo si è stancato di avallare operazioni che fanno uscire dal paese tantissimi soldi per dei calciatori che magari neanche valgono tanto. Per lì è una cifra astronomica. A un certo punto loro hanno calmierato il mercato in entrata e hanno obbligato i club a pagare dei soldi, ma fino a un certo punto. Il club che è in trattativa con Hamsik, non potendo avere l'avallo per l'intera cifra, ha cercato di ridurre la prima rata in modo da avere l'avallo sulla cifra più bassa, ma questo non mi sembra fosse nei patti, e De Laurentiis ha fatto bene a bloccare. Questa è la verità, ma comunque è una cosa semplicissima. Se poi si vuole fantasticare oppure si vuole dipingere come l'orco De Laurentiis stavolta, che si è comportato da dirigente in maniera lineare, va bene, si faccia pure. No, però io sottoscrivo in pieno l'analisi perfetta di Antonio Corbo, perché è giusto poi dire, anche raccontare, quando noi ci mettiamo la faccia oppure la firma nei pezzi, almeno quello che abbiamo raccolto e che proviamo a raccontare giorno dopo giorno, sempre nella massima onestà. Antonio, poi è chiaro che si torna in campo, c'è Fiorentina-Napoli, c'è Zurigo-Napoli, obiettivo reale quello dell'Europa League, è un qualcosa da vivere passo dopo passo? Ancelotti punterà tanto su questo discorso, oppure con un occhio guarderà sempre al campionato, dato che poi... Per me il campionato non è finito, perché la Juventus mi dà segnali negativi, e in pratica ha sventato dei tracolli più volte, evidentemente, e da lì c'è il campionato che non si vede una Juve veramente in salute. Al contrario della classifica, c'è uno stato di forma precario, con un centrocampo squilibrato. Era dovuto richiamare Pjanic in qualche modo per rendere più saldo l'impianto centrocampo difesa. Quindi, che cosa vuoi che ti dica? Per me la Juventus probabilmente, quasi certamente, vincerà il campionato, ma fino alla conquista dello scudetto il Napoli ha il dovere di tentare con tutte le sue forze. Anche perché, pure se riesce a vincere con 6 punti di margine, immaginando una vittoria del Napoli in casa contro la Juventus, non sarebbe male. Io ho molta fiducia. Se i giocatori seguono Ancelotti e non si lasciano prendere dalla fibrillazione del mercato, perché io credo che nelle due partite di Milano abbia avuto un effetto negativo proprio la voce di Allan e dei soldi che andava a prendere, e gli altri giocatori che sono in scadenza di contratto, credo che questo abbia fatto male. I giocatori devono fare il loro dovere, dare il massimo e seguire Ancelotti, e poi i due traguardi ultimi sono ancora aperti. E allora io non posso fare altro che ringraziare come sempre l'editorialista di Repubblica. Grazie, ciao. Grazie a Antonio Corbo, che ha chiuso Napoli Magazine Live, così come ci hanno fatto compagnia questa sera Monica Bertini, Nascio Pia, Maurizio Pistocchio e Pierpaolo Marino. In apertura vi ricordo che questa trasmissione potete rivederla tranquillamente in replica, diciamo così, ma è più corretto dire on demand, sui nostri canali Instagram, Twitter e Facebook, su napolimagazine.com. YouTube, non per colpa nostra, ha avuto
un problema tecnico nelle dirette, però ci sono tutte le altre dirette che potete rivedere. E come sempre, io vado a ringraziare anche i nostri amici sponsor che ci sostengono da sempre, che sono, li vedete alle mie spalle, Autocarrozzeria Primavera dei fratelli Saviano a Frattamaggiore, Euronics, Gruppo Tufano dei fratelli Caffarelli, la famiglia Caffarelli, Gino, Ciro Caffarelli, ma tutti, Mauro e ovviamente il caro Vincenzo, ricordando anche che propone un bellissimo torneo nel centro commerciale Campania. Trovate tutte le info su napolimagazine.com. Un torneo FIFA 19, potete iscrivervi, è gratis. Ci sono degli c'è la possibilità di ovviamente partecipare e divertirvi con FIFA 19. La premiazione dovrebbero esserci anche dei calciatori del Napoli, non ho detto niente. Tufano Gomme ad Arzano, anche all'Interporto di Nola e a Casandrino, la famiglia Tufano, Salvatore, Lino, il papà Franco e tutto lo staff di Tufano Gomme vi aspetta come sempre nella sede storica, ma anche in tutti gli altri punti vendita ufficiali. Ricordate tufanogomme.com, Fontel, Luce e Gas, ma anche la fibra, 29,95 l'offerta mensile per passare a Fontel perché conviene. Luce e Gas, vi dicevo, ma anche i vini Fonzone, quindi un abbraccio a tutta la famiglia Fonzone, che merita tanta stima. Don Peppe, pizzeria e trattoria, sponsor ufficiale del Calcio Napoli. Don Peppe ti porta allo stadio.it. Pensate che vi dà la possibilità ogni giorno, dal lunedì al venerdì, vincere due biglietti per lo stadio San Paolo. Quindi tentate la fortuna. Ovviamente seguite le istruzioni su Don Peppe ti porta allo stadio.it e poi seguite le nostre storie Instagram dove ci divertiamo anche con video alla Lusretto, no? Quando butta il sale, abbiamo visto in una creazione particolare una pizza alla Nutella, davvero fantastica. Un abbraccio agli amici di Don Peppe e salutiamo, ringraziamo anche Prezioso Casa, sponsor ufficiale del Calcio Napoli, che propone la cameretta ufficiale, ma anche il puff ufficiale del Napoli, come sempre sul pezzo. Ricordate anche 9 e 10 febbraio c'è il Love Weekend con sconti particolari. Basta cliccare sui banner di Napoli Magazine, saltate la fila prenotando un arredatore. Grazie anche a Doha, della famiglia Sorbino, di Ciro, Giuseppe, Modestino, il papà Gianni, tutti i nipoti. Come sempre alla grande, abbiamo anche pubblicato recentemente sul nostro canale Instagram delle novità griffate Doha, indossate anche da Fabian Ruiz, quindi seguite queste belle novità, come sempre Doha.official su Instagram, ma tutti i canali ufficiali di Doha, sponsor ufficiale del Calcio Napoli. Sta tornando a Figlio Romarinara il 13 febbraio, ormai manca pochissimo, la grande Assunta, con i figli sempre al seguito, così come il marito, tutto lo staff, in via Foria, unica sede originale, ufficiale, quindi manca poco alla vigilia di San Valentino. Ritroverete Assunto e tutto il suo staff in via Foria a Figlio Romarinara. E poi Ottimo Market, Gruppo Di Palo, Simpli 3A, ma anche i Pini, Parco Commerciale, la Masseria Cardito. C'è la possibilità di collezionare l'album ufficiale del Calcio Napoli, qualcosa che sta facendo ammattire tutti in senso buono, perché sono 250 stickers tutti da collezionare. E quindi seguite Ottimo Market, ma anche Di Palo Cash sui vari social per restare sempre informati. Trovate anche allo Shan al Centro Commerciale Campania, insomma, davvero ovunque. E sempre con attività molto molto interessanti. Salutiamo e ringraziamo anche Johnny Takeaway Pizza Portafoglio, che si sta espandendo su tutto il territorio italiano, oltre Milano con due punti vendita, ma anche Londra, presto a Tottenham, poi ovviamente a Perugia con due punti vendita, a Napoli al Corso Vittorio Emanuele, ma anche alle Dellandia. Insomma, davvero propongono tante possibilità di raggiungerli, e quindi seguite Johnny Takeaway
pizzaportafoglio.it per scoprire tutte le location. Antonio Pedrazzuolo è tutto, grazie anche alla redazione, ovviamente in testa Rosa Pedrazzuolo, al coordinamento Vincenzo Pedrazzuolo e dai, anche a Michele Sibilla che mi scrive, non è vero che non lo vedo, preziosissimo come non mai Michele Sibilla, che anche durante il Festival di Sanremo, tra l'altro io in bassa frequenza vedo fuochi d'artificio per questo festival che in effetti può migliorare ancora tanto, si spera anche che il Napoli riuscirà a regalarci tante belle gioie, a prescindere da Marek, al quale va il nostro ringraziamento, il nostro abbraccio, però noi da Napoli siamo sempre qui, pronti a trasmettere, a darvi notizie, aggiornamenti in tempo reale. Perché al di là, lo dirò sempre, al di là dei singoli calciatori, noi siamo affezionati a quella maglia, quindi chi ci tocca quella maglia, anche chi non ce la tocca, insomma, fa parte della nostra quotidianità e seguiremo sempre il Napoli. Dove? Su napolimagazine.com. Da Antonio Pedrazzuolo è tutto, un abbraccio, a giovedì prossimo. Anzi, vi ricordo che giovedì prossimo, essendoci la partita di Europa League, andremo in onda di venerdì. Così faremo anche la settimana successiva in modo tale che commenteremo il post-gara di Europa League tra Zurigo e Napoli e poi con Napoli-Zurigo. Ciao a tutti, alla prossima!